erano già accolti, questo vale la pena ripeterlo come l'ha detto l'onorevole Rubinato, ce n'erano già 12.000 accolti nel circuito dell'istruzione paritaria, bene, questa goccia di 100 euro al mese per il sostegno ai disabili non sarà certamente quella che rimetterà le scuole paritarie in condizioni di stare in piedi. E alla fine, diciamocela pure tutta, se oggi chiudessero le scuole paritarie che assorbono 500 milioni di euro all'anno per circa un milione dispari di studenti, se oggi questo accadesse, i costi di tutta questa operazione si ribalterebbero moltiplicati per 7 sul circuito statale dell'istruzione. Vediamo se questa è lungimiranza, quindi non abbiamo a che fare con il rispetto della libertà di educazione, siamo fuori linea rispetto all'Europa, ma siamo addirittura masochisti perché gli oneri di questa operazione meramente ideologica ricadranno esclusivamente sullo Stato e non vedo chi ci andrà a guadagnare. Grazie, è scritto a parlare a titolo personale il deputato Brescia, prego. Presidente. I colleghi la possono rigirare come vogliono per trovare le giustificazioni che gli servono per dare i soldi alle scuole private, ma fatto sta che stanno violando la Costituzione e stanno andando contro la sentenza della Corte di Cassazione che dice esattamente il contrario di quello che è contenuto in questo decreto. Dice che le scuole private paritarie sono tenute ad accettare gli alunni disabili e ci mancherebbe altro, senza chiedere nulla allo Stato. Quindi il governo non deve nulla alle scuole paritarie, che prendono i soldi dalle rette e da quelle devono provvedere a pagare gli insegnanti. Io chiedo a questo punto che il governo intervenga, perché qua sembra che stiamo parlando da soli, per giustificare la propria azione. Grazie, onorevole Brescia. Grazie, onorevole Brescia. Scritto a parlare a titolo personale il deputato Zolezzi. Grazie Presidente. 380 milioni è quello che servirebbe per dare proprio i servizi essenziali alle scuole, si parla anche della stessa carta igienica. Le scuole private ricevono in Italia oltre mezzo miliardo, quindi più di questa cifra. Adesso vogliamo dargliene ancora, ma cerchiamo di dare dignità alla scuola pubblica, che vuol dire dignità per tutto il popolo italiano. La vostra visione oligarchica che avete di difendere solo determinati ceti, anche perché sappiamo, è un tema delicato, ma sappiamo che in qualche modo...